Ciao a tutti! Oggi prepareremo e proveremo le patatine più economiche e le più costose, probabilmente, in tutto il mondo. Perché come renderle più costose semplicemente non lo so. Quindi, patatine da un dollaro. Sotto l'acqua corrente puliamo le patate più economiche e ordinarie. Quindi le tagliamo su una affettatrice speciale. Ecco delle belle fette scanalate. La prima cosa è inviarle in acqua bollente. Devono essere bollite letteralmente 5 minuti, così uscirà l'amido in eccesso. Copriamo il tavolo con carta assorbente in anticipo. Sono passati 5 minuti, rimuoviamo le patate e le stendiamo su asciugamani di carta. Assorbiranno rapidamente l'umidità in eccesso. Usiamo gli asciugamani anche dall'alto. Prepariamo la friggitrice. Mezzo litro di olio di girasole sarà sufficiente. Versiamolo in una padella. Mettiamo le fette di patate nell'olio bollente. Ci vorranno 4 minuti per friggerle. Quando hanno iniziato a diventare dorate, le stendiamo di nuovo su asciugamani di carta. E friggiamo il secondo lotto di patatine. Sono praticamente pronte. Resta solo da cospargere con polvere di formaggio. È aromatizzata e con essa le patatine diventano proprio come quelle del supermercato. Mescoliamo per distribuire la polvere. Gli asciugamani di carta non sono più necessari. Con questo le patatine super budget del valore di un dollaro sono pronte. Proviamole! Sì, hanno solo il sapore delle patatine al formaggio acquistate in negozio. E ora facciamo le patatine più costose del mondo, per le quali ho speso 860 dollari. La più costosa è la patata alla Bonnot. Il suo costo è di 700 dollari. Ed è giustamente considerata la patata più costosa del mondo. Non hai idea di quanto sia stato difficile ottenerle. Il fatto è che ne vengono coltivate pochissime sull'isola di Noirmoutier in Francia. E la domanda è molto grande. Non c'è accesso all'acqua dolce, quindi, per la sua coltivazione, è necessaria una tecnologia speciale per l'uso dell'acqua salata. Per le sue caratteristiche, la semina viene effettuata solo a mano e le alghe dell'oceano vengono utilizzate come fertilizzante. In generale, coltivare la Bonnot è una sorta di arte e conoscenza che viene tramandata di generazione in generazione. Apriamo la scatola. Sembra una normale patata giovane. E anche a un esame ravvicinato, chiunque non avrebbe mai immaginato che fosse proprio la Bonnot. Prepareremo le patatine con la tecnologia Pringles, cioè con pasta di patate. Per fare questo trasferiamo le patate su un foglio di alluminio. Copriamo con un secondo strato dall'alto. E pieghiamo su tutti i lati in modo che non ci siano fessure. Mandiamo in forno e mettiamo 180 gradi. Dopo 40 minuti possiamo prenderle. Non appena ho aperto, ho immediatamente sentito un aroma insolito. Per molto tempo non sono riuscito a capire di cosa odorasse, ma ricordava vagamente l'odore delle alghe. Ora dobbiamo sbucciare le patate.
Dopo aver acquistato le patate più costose del mondo, non ho potuto fare a meno di assaggiarle. E sai una cosa? Oltre all'odore delle alghe, hanno anche un sapore di nocciola. In generale, le patate sono davvero speciali. Le mandiamo in una ciotola e le trasformiamo in purea. Aggiungiamo sale. E ora è il momento dello zafferano. Lo apriamo. C'è un altro piccolo pacchetto all'interno. Lo apriamo. E qui vediamo solo un grammo di zafferano. Questa spezia è considerata giustamente la più costosa del mondo. Tutto a causa dell'alto costo di produzione e della bassa produttività del fiore Crocus sativus, da cui viene estratto lo zafferano. La raccolta dei fiori avviene solo al mattino, quando non si sono ancora chiusi. E poi, già in produzione, le strisce rosse vengono separate manualmente dal fiore. Un singolo fiore produce pochissimo zafferano. Successivamente viene essiccato per la purezza dello zafferano e solo dopo viene imballato. Strofiniamo lo zafferano tra i palmi delle mani in modo che dia più sapore e lo mettiamo sulle patate. Il prossimo è il turno del tartufo bianco essiccato. Lo avete visto molte volte sul mio canale e sapete che è il fungo più costoso del mondo. Ma perché? Sì, perché non puoi semplicemente coltivarlo a casa come gli champignon. Cresce solo nelle foreste in Italia e Francia. Pertanto i cacciatori di tartufi li cercano. Vanno alla ricerca con cani appositamente addestrati che sentono l'odore del tartufo sottoterra a una profondità di 20 cm. E comunque, anche con l'aiuto dei cani puoi trovare solo uno o due tartufi al giorno. Quindi si scopre che ci sono pochi tartufi e la domanda per loro è molto grande. Pertanto il prezzo è così alle stelle. Buttiamo il tartufo in un mortaio e lo pestiamo. Fino allo stato di questi piccoli fiocchi. Aggiungiamolo alle patate. Il prodotto successivo insolito e costoso è la farina di castagne. Bene, ovviamente non è fatta da normali castagne, ma da quelle commestibili. Tutto ciò in Francia e in Italia. Una macchina speciale rimuove il guscio e il nucleo stesso viene tagliato a fette. E dopo l'essiccazione nel mulino vengono trasformate in farina. Aggiungiamo la farina di castagne alle patate. E mescoliamo bene la pasta di patate. Dopo un lungo impasto, lo zafferano ha tinto l'impasto di arancione. Ora deve essere steso con un mattarello. E quando abbiamo uno spesso strato di pasta, tagliamo dei cerchi. E rimuoviamo l'eccesso. Cospargiamo di farina di castagne sopra. E mattarelliamo ogni cerchio in una patatina sottile. Facciamo dei fori con una forchetta in modo che le patatine non si gonfino durante la frittura. Quindi facciamo lo stesso con tutte le patatine. E friggeremo con un grasso biologico con l'aggiunta di burro di ghee. È molto costoso. Apriamo. Padella sul fornello e versiamo la bottiglia di olio. Fondamentalmente il burro di ghee è burro da cui è stato rimosso lo zucchero del latte, quindi è più adatto per la frittura, poiché ha un punto di ebollizione più alto. Friggiamo le nostre patatine più costose. Letteralmente 20 secondi e capovolgiamo. E dopo altri 10 le prendiamo. E le spostiamo su un piatto pulito. Queste patatine non sono ancora pronte, bisogna spolverarle. Lo faremo con il parmigiano, uno dei formaggi più costosi al mondo.
È così costoso perché per preparare una testa di formaggio sono necessari fino a 550 litri di latte vaccino. Dopodiché il formaggio maturerà per altri 2 anni o più, in modo che l'umidità evapori e il gusto diventi più saturo. Lo apriamo! E con l'aiuto di un pelapatate lo tagliamo a fette sottili. Avremo bisogno di un essiccatore. Ci mettiamo dentro le sottili fette di formaggio. Copriamo con un coperchio dall'alto. Impostiamo 50 gradi e accendiamo. È necessario che tutta l'umidità evapori dal formaggio. È fatto! Le fette risultanti sono diventate molto fragili. Le rompiamo e le gettiamo in un macinacaffè. E le trasformiamo in polvere. Fatto! Le nostre patatine più costose sono cosparse di polvere di formaggio naturale. Distribuiamo in modo che ogni patatina abbia tanta polvere di formaggio. Ecco fatto! Le patatine più costose del mondo sono finalmente pronte. Il loro costo è di $860. Proviamo! Quindi il primo è il sapore del parmigiano, il secondo quello della patata, poi il sapore del tartufo e un po' di amarezza dalla farina di castagne. Ma non sento il profumo di zafferano. Probabilmente dopo tutto viene soppresso dal parmigiano più potente, ma tutto insieme è molto gustoso. Scrivi nei commenti cosa devo ancora cucinare tra i cibi più costosi del mondo. Alla prossima!